bene sulla tradizione della Chiesa, da consultare all'occorrenza, come dice lo stesso Bergoglio, per ritrovarvi la propria vita quotidiana, le fatiche, la fragilità, ma anche la bellezza di un cammino che fa crescere. Il Papa non propone una nuova dottrina applicabile in tutti i casi, chiede invece un discernimento forse più faticoso, perché chiama in causa la responsabilità di ciascuno e l'uso della propria coscienza, consapevole che l'amore matrimoniale non si custodisce prima di tutto parlando dell'indissolubilità come di un obbligo o ripetendo una dottrina, ma fortificandolo grazie a una crescita costante sotto l'impulso della grazia, il Papa chiama a coltivare sentimenti, emozioni, passioni, a crescere corrispondendo alla grazia divina mediante più atti di amore, con atti di affetto più frequenti, più intensi, più generosi, più teneri, più allegri. Giusto per parlare ancora una volta di gioia, il Papa parla così del suo documento. Ho ritenuto opportuno redigere una esortazione apostolica post-sinodale che raccolga contributi dei due recenti sinodi sulla famiglia, unendo altre considerazioni che possano orientare la riflessione, il dialogo e la prassi pastorale e al tempo stesso arrechino coraggio, stimolo e aiuto alle famiglie nel loro impegno e nelle loro difficoltà. Così al punto 4 del documento. E questo documento è un testo molto ampio, molto importante, molto bello. Noi purtroppo, appunto, come ho già detto, dovremo accontentarci di metterne in risalto solo alcuni aspetti, ma ci auguriamo che attraverso questa presentazione chi ci segue sia spinto a leggerlo tutto con calma, soffermandosi a riflettere sui singoli punti, come auspica appunto il Papa stesso, il quale al punto 7 dice: non consiglio una lettura generale affrettata, potrà essere meglio valorizzata l'esortazione sia dalle famiglie sia dagli operatori di pastorale familiare se la approfondiranno pazientemente una parte dopo l'altra, o se vi cercheranno quello di cui avranno bisogno in ogni circostanza concreta. Appena è stata resa pubblica l'esortazione di cui stiamo parlando, ovviamente nei mass media si è riaccesa la polemica tra i cosiddetti conservatori e i cosiddetti innovatori. I primi sostenevano che con questo documento nulla era cambiato, per i secondi invece era cambiato tutto. Gli uni e gli altri hanno volutamente però ignorato le parole del Papa, che sin dall'inizio aveva previsto il riaccendersi di questa polemica. Infatti, al numero 2 aveva scritto: i dibattiti che si trovano nei mezzi di comunicazione e perfino tra i ministri della Chiesa vanno da un desiderio sfrenato di cambiare tutto, senza sufficiente riflessione o fondamento, all'atteggiamento che pretende di risolvere tutto, applicando normative generali o traendo conclusioni eccessive da alcune riflessioni teologiche. E nonostante questa precisazione iniziale del pontefice, però la polemica si è riaccesa abbastanza all'inizio, soprattutto in modo abbastanza virulento. Però, secondo me, come stiano effettivamente le cose, l'ha capito molto bene la giornalista Stefania Falasca, che su Avvenire del 10 aprile scorso scrive: non cambia niente, ma cambia tutto. Qui è il paradosso profondamente cristiano di questa esortazione, perché con l'amoris laetitia tutto può effettivamente cambiare. Niente cambia in termini di dottrina, tutto cambia e può cambiare se di questa dottrina, per grazia,
si assumono gli occhi e il cuore che sono quelli di Cristo in carne e ossa. Da qui il primato prorompente e attrattivo dell'amore. Da qui la potenza della letizia. Da qui il realismo e la sapienza che sa ascoltare e recepire le istanze nelle pieghe di ogni vita, che si legge in ogni pagina del documento. Da qui finalmente un linguaggio dell'esperienza, linguaggio comprensivo, comprensibile, concreto, profondo, nel quale ogni esperienza familiare, umana, esistenziale può riflettersi e riconoscersi e può sentir risuonare come una carezza la voce di quella grazia che allarga il respiro e spinge a crescere o a rinascere. È una visione molto positiva, molto bella, molto esatta del documento pontificio, e leggendolo io mi sono reso conto della verità di queste parole che ha saputo trovare questa giornalista. Ovviamente non solo si è riaccesa la polemica tra conservatori e innovatori, ma l'attenzione dei mass media immediatamente si è concentrata sui punti in cui l'esortazione parla dei temi di cui già si era ampiamente discusso nei mass media durante i due sinodi del 14 e del 15, cioè degli omosessuali e dei divorziati risposati. Ora, per quanto riguarda gli omosessuali, il Papa ribadisce che ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione. Non fa quindi che ribadire quanto è contenuto, infatti lo cita espressamente, Catechismo della Chiesa Cattolica numero 2358. Però ci aggiunge anche una frase significativa, perché sottolinea che questo rispetto, questa attenzione è richiesta particolarmente per evitare ogni forma di aggressione e di violenza. Altra aggiunta è un invito alla comunità ad assicurare un rispettoso accompagnamento alle famiglie che vivono l'esperienza di avere al loro interno persone con tendenza omosessuale. Infatti è l'attenzione, il rispetto verso i singoli omosessuali è proprio ambientata in questi termini, entro il rispetto e la necessità di accompagnare e di essere vicini alle famiglie dove si vive questa esperienza, affinché, dice, queste famiglie possano avere gli aiuti necessari per comprendere e realizzare pienamente la volontà di Dio nella loro vita. Questo è ciò che si legge al numero 250 dell'esortazione. E al numero successivo il pontefice poi stronca ogni tentativo di quanti si affannavano anche durante i due sinodi che abbiamo citato a far credere che egli volesse benedire le nozze gay, facendo proprie le parole dei padri sinodali, infatti cita la Relatio Finalis del 2015 al numero 76. Il Papa scrive: circa i progetti di equiparazione al matrimonio delle unioni tra persone omosessuali, non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie neppure remote tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia, e aggiunge una forte condanna delle pressioni che sia a livello locale sia da parte di organizzazioni internazionali vengono fatte perché venga istituito il matrimonio tra persone dello stesso sesso. E qua io non posso fare a meno di notare che queste parole del Papa sono quanto mai attuali, in quanto abbiamo saputo appunto proprio ieri ed oggi dai giornali che il governo ha intenzione di porre la fiducia il 12 prossimo alla Camera, perché venga approvata senza alcuna modifica la ex legge Cirinà,
E quindi praticamente quella legge che tutto sommato fa finta di creare qualcosa di nuovo, le unioni civili, in realtà ricalca pedissequamente le norme sul matrimonio. Poi ci penserà chi deve pensarci a vedere se questo rispetta la Costituzione o meno. Noi per il momento, prima di parlare dei divorziati e risposati, ci concediamo una breve pausa musicale. Trasmettiamo ora dallo La regia mi dice che c'è qualche problema tecnico per quanto riguarda coloro che stanno seguendo per televisione, però in radio la trasmissione procede regolarmente, quindi si può seguire via radio. Passiamo adesso a parlare dei divorziati risposati. Papa Francesco si occupa di loro in molti punti del documento, ogni volta che affronta il tema delle fragilità che possono incrinare o rompere in modo irreparabile l'unità della famiglia. Si preoccupa soprattutto di indicare la via, le strategie che possono aiutare a prevenire questo fenomeno oggi purtroppo dilagante. Noi ora ci soffermiamo solo sulla questione dell'accesso dei divorziati al sacramento dell'Eucaristia, perché è quello che ha fatto discutere di più dopo la pubblicazione del documento. Dice così: le persone, attenti, divorziate ma non risposate, vanno incoraggiate a trovare nell'Eucaristia il cibo che le sostenga nel loro stato, soprattutto quando vi sono figli o è grave la loro situazione di povertà. Questo al numero 242. Nulla di nuovo, perché anche i separati, come i divorziati non risposati, sono sempre stati incoraggiati dalla Chiesa a accedere ai sacramenti per sostenersi in questo momento difficile della loro esistenza. Invece, per quanto riguarda i divorziati e risposati, cioè che vivono una nuova unione, dice il documento, è importante far sentire che sono parte della Chiesa, che non sono scomunicati, che non sono trattati come tali. Prendersi cura di loro non è per la comunità cristiana un indebolimento della sua fede e della sua testimonianza circa l'indissolubilità del matrimonio. Anzi, essa esprime proprio in questa cura la sua carità. Al numero 243 lo leggiamo. Ma di questo problema poi l'esortazione si occupa in modo più preciso nell'ottavo capitolo. Qui Papa Francesco ricorda che nel contesto di un anno giubilare dedicato alla misericordia, la Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili, segnati dall'amore ferito e smarrito, non dimenticando che il lavoro della Chiesa assomiglia a quello di un ospedale da campo. Siamo al numero 291 e subito dopo ribadisce:
però la dottrina sul matrimonio cristiano, cioè che il matrimonio cristiano, riflesso dell'unione tra Cristo e la sua Chiesa, però a questo proposito poi in un altro punto dice che non possiamo pretendere nella unione tra un uomo e una donna la stessa perfezione che c'è tra l'unione di Cristo con l'unione con la Chiesa. Ecco, bene, quindi questo matrimonio cristiano dice si realizza pienamente nell'unione tra un uomo e una donna, che si donano reciprocamente in un amore esclusivo e nella libera fedeltà, si appartengono fino alla morte e si aprono alla trasmissione della vita, consacrati dal sacramento che conferisce loro la grazia per costituirsi come chiesa domestica e come fermento di vita nuova per la società. Questo al numero 292. Poi il Papa prende in esame la situazione di chi si sposa soltanto civilmente, di chi convive, scrive che tutte queste situazioni vanno affrontate in maniera costruttiva, cercando di trasformarle in opportunità di cammino verso la pienezza del matrimonio e della famiglia alla luce del Vangelo. Questo al numero 294, questa è una via che il Papa indica più volte durante tutto il corso del documento. In ogni situazione, diciamo così, difficile o irregolare, l'attenzione è rivolta verso queste persone per valorizzare ogni passo che possa portarle verso ad accettare la pienezza del matrimonio e della famiglia così come lo presenta il Vangelo. Più in là il Papa precisa che di fronte alle diverse situazioni di fragilità o di imperfezione, la strada della Chiesa è sempre quella di Gesù, cioè la via della misericordia e dell'integrazione. Infatti, precisa, la strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno. Siamo al numero 296. Si tratta ancora, dice il documento, di integrare tutti. Si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perfino per chi ha bisogno di ascoltare nuovamente l'annuncio del Vangelo e l'invito alla conversione, dice, può esserci qualche maniera di partecipare alla vita della comunità, per esempio in impegni sociali, in riunioni di preghiera o secondo quello che la sua personale iniziativa insieme al discernimento del pastore può suggerire. Al numero 297 questo. E a questo punto l'esortazione chiama i pastori ad assumersi in pieno le loro responsabilità. Infatti, la situazione di una coppia di divorziati, precisa, non è mai uguale a quella di un'altra coppia. Non è possibile quindi dettare una normativa generale applicabile a tutti i casi. È possibile soltanto un nuovo incoraggiamento a un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari. Notate, nuovo incoraggiamento, nel senso che rinnova gli incoraggiamenti che già sono nella tradizione della Chiesa. Anche qui non sta inventando nulla di nuovo, ma sta dando particolare risalto a questo aspetto della misericordia che deve raggiungere tutti. Quindi i presbiteri hanno il compito di accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento, secondo l'insegnamento della Chiesa e secondo gli orientamenti del Vescovo. In questo processo sarà utile fare un esame di coscienza, precisa l'esortazione, tramite momenti di riflessione e di pentimento. Questo discernimento non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa. E questo richiamo è indispensabile, poi preciserà più avanti, per evitare il rischio che un determinato discernimento fatto da un vescovo, da un presbitero, da una parte, porti a pensare che la Chiesa sostenga una doppia morale, in quanto diverso da discernimenti fatti da altre parti. Questo è il numero 300.
Poi il Papa cita abbondantemente San Tommaso, San Giovanni Paolo II, Sant'Agostino, documenti vari della dottrina della Chiesa, per mettere in evidenza le numerose circostanze attenuanti che possono far sì che a volte, dice, anche in una situazione oggettiva di peccato si possa vivere in grazia di Dio. A questo punto io attiro l'attenzione sulla nota 41. Nella nota 41 del capitolo 8 si precisa che ciò potrebbe avvenire anche con l'aiuto dei sacramenti e ricorda ai sacerdoti che il confessionale non deve essere una sala di tortura, ma il luogo della misericordia del Signore. Per quanto riguarda poi l'Eucaristia, dice la nota, essa non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. E questo basta andare a controllare, lo si ritrova tranquillamente nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi il Papa non sta stravolgendo la dottrina, si sta richiamando anzi alla dottrina, ma sta praticamente dando maggior risalto a una prassi che la Chiesa ha sempre seguito, va bene, quella dell'ascolto del singolo uomo e del discernimento della sua situazione. E questo lo sanno molto bene tutti gli esperti di confessione, tutti i sacerdoti che confessano. Questo è sempre avvenuto però all'interno della Chiesa. D'altra parte, anche per quanto riguarda, adesso aggiungo così a braccio, adesso mi ricordo anche Paolo VI nella Humanae Vitae, certo ha vietato l'uso dei contraccettivi, però anche lui ha raccomandato ai sacerdoti di discernere caso per caso la situazione dei coniugi. Quindi aggiungiamo anche, sempre da questo capitolo 8, un'altra espressione usata dal Papa. Dice il Papa: un pastore non può mai sentirsi soddisfatto applicando leggi morali a coloro che vivono in situazioni irregolari, come se fossero pietre che si lanciano contro la vita delle persone. Lo dice al numero 305 del documento. Quindi a me pare evidente che il Papa si limita a richiamare autorevolmente, come ho detto, una prassi da sempre patrimonio della Chiesa, ed è una cosa questa quanto mai opportuna nel contesto di un anno giubilare dedicato alla misericordia, in cui, dice al numero 309, la sposa di Cristo fa suo il comportamento del Figlio di Dio, perché sa bene che Gesù stesso si presenta come pastore di 100 pecore, non di 99 pecore. Gesù le vuole tutte queste pecore. E prima di concludere, concediamoci un altro breve stacco musicale.
prima di concludere, dobbiamo dire, non possiamo esaminare minuziosamente il documento, come ho già detto all'inizio, però possiamo aggiungere qualche indicazione. L'esortazione Amoris Laetitia, tenendo sempre l'occhio fisso sul progetto originario di Dio da cui parte, passa in rassegna tutte le situazioni concrete che possono aiutare un uomo e una donna a realizzarlo nella loro vita matrimoniale, o che possono incrinarlo, o che possono comprometterlo talvolta in modo irreparabile. A me adesso preme segnalare una delle sfide delle quali il Papa non trascura di parlare. È quella di cui parla il numero 56, dice così: un'altra sfida emerge da varie forme di un'ideologia genericamente chiamata gender, che nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna. Essa prospetta una società senza differenze di sesso, svuota la base antropologica della famiglia. Questa ideologia induce progetti educativi e orientamenti legislativi che promuovono un'identità personale e un'intimità affettiva radicalmente svincolate dalla diversità biologica tra maschio e femmina. L'identità umana viene consegnata a un'opzione individualistica, anche mutevole nel tempo. E aggiunge: è inquietante che alcune ideologie di questo tipo, che pretendono di rispondere a certe aspirazioni a volte comprensibili, cerchino di imporsi come un pensiero unico che determini anche l'educazione dei bambini. E io mi fermo qui, il testo prosegue, ma mi fermo qui. Magari più avanti, non so quando potremo farlo. Dovremmo occuparci di nuovo di questo problema, di cui però ci siamo già occupati non una sola volta in passato. Proseguiamo nell'indicare le caratteristiche essenziali del documento. E Papa Francesco mette in risalto anche non solo le varie situazioni che riguardano la famiglia, ma anche il ruolo di ogni componente della famiglia: padre, madre, figli, nipoti, nonni, zii, parenti della famiglia allargata, compresi i suoceri, e sottolinea di ognuno l'importanza, l'utilità, la bellezza, appunto, della presenza di queste figure nella famiglia. Aggiungiamo anche che ogni capitolo contiene delle osservazioni non solo molto belle, facili anche da seguire, perché scritte in modo semplice, chiaro, ma osservazioni preziose. Ogni capitolo praticamente meriterebbe di essere, diciamo così, ruminato, gustato attraverso un esame specifico, in particolare quelli in cui si parla dell'educazione dei giovani, per esempio, della preparazione al matrimonio, dell'accompagnamento delle giovani coppie nei primi anni della vita matrimoniale, o quello finale riguardante la spiritualità nella vita coniugale o familiare. Io in questa rubrica non ho la possibilità di fare un esame così minuzioso, ma mi auguro che altri prendano in mano la situazione e organizzi una serie di incontri, di tavole rotonde, di dibattiti che appunto consentano di sviscerare minuziosamente, punto per punto, l'esortazione Amoris Laetitia. E noi per il momento ci accontentiamo di fissare lo sguardo su quello che è il motivo centrale, cioè sul cuore pulsante del documento. Questo cuore pulsante, come abbiamo già visto, emerge fin dall'inizio nel titolo ed è costituito dal binomio amore e gioia, gioia dell'amore per essere più precisi. Questi termini poi, amore e gioia, ricorrono decine e decine di volte nel documento, si richiamano a vicenda, sono strettamente legati l'uno all'altro e rendono affascinante e desiderabile l'unione coniugale e la vita familiare, così come la presenta Papa Francesco.
Non posso fare a meno di indicare la bellezza straordinaria della rilettura che il Papa fa in chiave familiare del capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, in cui San Paolo fa un inno meraviglioso all'amore, alla carità. Però anche possiamo sottolineare che sin dall'inizio abbiamo detto, basta andare a vedere Genesi 1:27, il progetto di Dio appare bellissimo e si sofferma sulla unione tra il maschio e la femmina. E infatti Genesi 1:27 afferma che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e lo ha creato a sua immagine maschio e femmina, e quindi il legame tra i coniugi è la più perfetta icona dell'amore di Dio, che, come ha ben evidenziato Benedetto XVI nell'enciclica Deus Caritas Est numero 10:11, è insieme questo amore, Dio è, la natura di Dio è l'amore, questo amore è insieme, dice il Papa Benedetto XVI, eros, cioè amore appassionato, tanto per intenderci l'amore di due sposini in viaggio di nozze, e agape, cioè amore oblativo, si dice, cioè amore che si offre, amore disinteressato, amore che non cerca nulla per sé, che cerca solo il bene della persona amata. E concludo dando di nuovo spazio alla giornalista Stefania Farasca, che ho citato all'inizio, che scrive così: la scommessa da cui muove il testo papale è guardare alle realtà e ai legami familiari così come sono, far intravedere il tesoro desiderabile di bellezza, grandezza umana e gratuità che vive, almeno potenzialmente, in ogni relazione familiare, e suggerire la sorgente che alimenta appunto questa situazione, questa relazione, a partire da un centro che è l'amore, ma non quello del sentimentalismo, l'amore del fare il bene, quello appunto dell'inno alla carità di San Paolo, aggiungiamo e precisiamo, senza la quale nessun amore, nessun essere umano può dirsi tale. E io aggiungo, per conto mio, quell'amore che riempie il cuore di una gioia immensa, gioia che sa bene chi l'ha sperimentata. Io auguro a tutti di sperimentare la dolcezza di un amore così, di donazione, disinteressato. Con questo vi saluto cordialmente e vi do appuntamento a 14 giorni a partire da oggi. Avete seguito a proposito di con il professor Alberto Palmas, che ci ha parlato dell'enciclica del Papa Amoris Laetitia. Buon proseguimento di serata con i programmi di K2.